Caro carburanti, in Sicilia il Codacons presenta un esposto alle nove procure della Repubblica e all'antitrust. Lunedì blocco dei trasporti. Banchi alimentari europei estendono i loro sforzi, continua l'invio di aiuti di emergenza agli ucraini. Anche in Sicilia avviata la raccolta fondi. Ai domiciliari una musicista palermitana, la donna avrebbe promesso per conto di altri una tangente di 50.000 euro per un evento musicale. Amat, i sindacati si dicono pronti alla mobilitazione se non verranno assunti gli autisti previsti per colmare la carenza di organico. Inaugurata la nuova edizione 2022 della Casa delle Farfalle di Palermo al Parco Uditore. La mostra itinerante mancava in città ormai da 3 anni. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di sabato 12 marzo. Apriamo con il caro carburante. In Sicilia il Codacons presenta un esposto alle nove procure della Repubblica e all'antitrust. Sull'escalation senza sosta dei listini dei carburanti dovranno intervenire la magistratura e l'antitrust, lo annuncia Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons. L'associazione presenta infatti un esposto alle nove procure della Repubblica Siciliana e all'autorità garante della concorrenza, chiedendo di indagare sugli abnormi rincari dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa e su possibili speculazioni in atto a danno di consumatori ed imprese. In questi giorni i listini dei carburanti venduti presso i distributori sono letteralmente fuori controllo, spiega l'associazione, con la benzina che in modalità self viaggia verso i 2-3 euro al litro e costa in media il 39,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre il gasolio sale addirittura del più 51,3%. Aumenti la cui entità non appare giustificata né dalle attuali quotazioni del petrolio né da riduzioni delle forniture sul territorio legate alla guerra in Ucraina, senza contare che benzina e gasolio venduti oggi presso i distributori sono stati acquistati mesi fa a prezzi sensibilmente inferiori. Il rischio è che i rincari dei prezzi alla pompa possano essere dopati da fenomeni speculativi tesi a sfruttare la delicata situazione in Ucraina per incrementare i guadagni a danno di consumatori e imprese, spiega Tanasi. Per questo motivo presentiamo un esposto all'antitrust e alle nove procure di tutta la Sicilia, chiedendo di aprire indagini sul territorio con l'ausilio della Guardia di Finanza e accertare eventuali speculazioni illeciti alla luce delle possibili fattispecie di aggiotaggio e manovre speculative su merci. Si ferma l'autotrasporto italiano. A partire da lunedì prossimo le aziende di autotrasporto sospenderanno a livello nazionale i loro servizi per causa di forza maggiore. Vediamo. Si sta lavorando perché c'è questo sciopero. Salve signora, quanto? Però con questi prezzi, cioè, le persone fanno 50 euro per meno di 25 litri e c'è un prezzo più di 2 euro e proprio non si può lavorare. Cosa dicono le persone appena vedono il prezzo? Intanto domandano, allora iniziato a domandare c'è sciopero, non c'è sciopero, perché c'è sciopero. Lo sciopero lo stanno facendo intanto gli autotrasportatori. Perché giustamente noi nel piccolo le persone che vanno al lavoro hanno un consumo 100 euro in più al mese, ma i trasportatori si parla di 1.000-1.500 euro in più ogni viaggio, quindi giustamente è un casino. E le persone si lamentano, ma più di lamentarsi. Ci dicono una cosa, ma come, siamo molto curiosi, come si stabilisce un prezzo al giorno? Come, chi ve lo comunica? Allora, noi praticamente compriamo e veniamo, quindi la nostra percentuale è sempre quella. Quando andiamo a comprare con l'aumento, automaticamente abbiamo l'aumento alla colonia. Giustamente dicono, ma perché aumenta tutti i giorni se il carico viene tipo 2-3 giorni prima? Perché noi, magari avendo una giacenza, con questi aumenti diciamo enormi che ci sono stati negli ultimi giorni, facciamo una media e invece di aumentare 20-30 centesimi tutti in una volta, che magari le persone pensano sta succedendo un casino, andiamo ad aumentare quei 4-5 centesimi al giorno. Spero che con questo sciopero che gli autotrasportatori stanno facendo lo portino diciamo a compimento.
e che ci sia veramente un abbassamento dei prezzi. Già, arrivederci, buona giornata. Già guardando il trend del Brent si vede che sta diminuendo, però la cosa fondamentale da diminuire secondo noi sono le accise, che ancora paghiamo accise di guerre di 60 anni fa. Secondo me è questa la cosa, diciamo, fondamentale, puntare sulla riduzione delle accise. C'è stata qualche persona che è arrivato vedendo il prezzo ha deciso di non fare benzina? Onestamente no, perché c'è chi lavora e quindi se non fanno benzina non possono andare a lavoro. E secondo me lo Stato punta proprio su questo, che ci ha messo in ginocchio, perché la gente oggi come oggi se non ha il carburante non può andare a lavorare. Cambiamo argomento, un incontro diventato subito operativo, quello che si è svolto a Villa Butera, per organizzare la macchina degli aiuti e in particolar modo possibile l'accoglienza dei profughi ucraini che raggiungeranno anche Bagheria dai territori di guerra. Ma l'amministrazione comunale ha pensato di diciamo, coordinare insieme con il servizio sociale professionale, con il nostro mediatore culturale e con il centro affidi del Polo Infanzia del Comune di Bagheria un po', diciamo, l'organizzazione della possibile accoglienza delle persone che provenienti che scappano dall'Ucraina. È chiaro che è un'organizzazione complessa, abbiamo ricevuto diciamo, tante disponibilità di gente, di famiglie che vogliono dare il loro contributo. Io ritengo che insomma, noi faremo un elenco unico delle famiglie d'appoggio o del contributo che le persone, i cittadini potranno dare. La cosa che dico è che è un'accoglienza abbastanza complessa, gente che viene scappa dalla guerra e verranno qui persone. Sento insomma, molte richieste di bambini, eccetera, però non sappiamo se verranno solo bambini, se verranno bambini accompagnati dalle loro mamme, se verranno anziani, se ci saranno persone con disabilità. Noi chiediamo la disponibilità intanto per le persone. Dopodiché, ed è chiaramente l'adesione non è impegnativa, nel senso che noi diciamo, ma è solo capire se ci sono disponibilità anche di altro tipo, quindi anche di contribuzione economica per il sostentamento o per unità abitative o per anche possibilità di lavorative per alcuni loro o spazi negli asili, eccetera. Per cui l'invito che faccio è intanto di informarci e di prendere coscienza del problema, che è un problema grossissimo e importante, ma chiaramente non possiamo dare, diciamo, possiamo scegliere le persone che dobbiamo andare ad accogliere. Per quanto riguarda il punto di vista sanitario, dobbiamo dire che il nostro Ministero immediatamente ha emanato le prime indicazioni, le prime linee guida da trasmettere a tutte le ASP per affrontare la crisi umanitaria che, diciamo, già è iniziata con la guerra in Ucraina e che, diciamo, presuppone l'arrivo di grossi contingenti di persone che nel nostro caso insomma parliamo di possibili pazienti arriveranno nei nostri territori. Una delle cose importanti che diciamo, vorrei sottolineare è che in maniera molto intelligente si parla non di soggetti ucraini ma di personale proveniente dal territorio dell'Ucraina, quindi questo già permette diciamo, di poter applicare gli interventi in maniera indifferenziata anche alle varie nazionalità. Il Ministero ha fatto diciamo, puntualmente una analisi sulle modalità di vaccinazione nei territori dell'Ucraina e quindi praticamente noi abbiamo già in maniera molto chiara i cicli vaccinali della popolazione che arriverà nei nostri territori. Attenzioneremo anche a tutti i cicli vaccinali dando praticamente anche ai minori la possibilità di completare i cicli vaccinali previsti per legge nel paese d'origine. I banchi alimentari europei estendono i loro sforzi, continua l'invio di aiuti di emergenza agli ucraini, mentre continuano la loro ordinaria attività e aiutano le organizzazioni caritative che assistono le persone in difficoltà in questi paesi. Anche in Sicilia è avviata la raccolta fondi. Noi come Banco Alimentare della Sicilia, essendo una rete sia nazionale che europea, siamo in contatto con la Federazione Europea dei Banchi Alimentari e quindi riusciamo a sapere da loro la situazione dei vari banchi alimentari, sia quello ucraino che quelli al confine con l'Ucraina, quindi il polacco, quello della Moldavia, la Romania, eccetera. E in questo momento
Quindi loro hanno tutto il nostro supporto, soprattutto a diffondere i loro bisogni, che hanno manifestato come soprattutto bisogni economici. Per cui stiamo diffondendo questa raccolta fondi, perché servono dei fondi per organizzare gli aiuti e garantire i trasporti dei viveri dai vari banchi fino al confine con l'Ucraina. Oltre a questo, noi ci stiamo preparando qui in Sicilia per l'accoglienza delle varie famiglie ucraine che si ritroveranno nelle nostre province, nel senso che siamo in contatto con varie associazioni e siamo pronti a organizzare dei aiuti supplementari rispetto a quelle che già ricevono, per aiutare queste famiglie che si ritroveranno qui in Sicilia senza niente, attraverso sempre i rapporti con le associazioni locali che sono già convenzionate con noi. Ecco, riguardo invece i cittadini, i privati cittadini che volessero contribuire, come mettersi in contatto con voi, come aderire a questa raccolta? Allora, possono andare sia sulla nostra pagina Facebook che su Instagram, dove ogni giorno praticamente stiamo mettendo il link per la raccolta fondi, oppure bancoalimentare.it/Catania, oppure cercano su Facebook e su Instagram Banco Alimentare Sicilia. E un'altra maniera è andare sul sito della Federazione Europea dei Banchi Alimentari, che è eurofoodbank.org. Lì trovano tutte le informazioni aggiornate sulla situazione in Ucraina e anche le modalità per donare i fondi per sostenere appunto l'attività di trasporto e organizzare gli aiuti. Passiamo alla cronaca. Ai domiciliari, una musicista palermitana indagata per istigazione alla corruzione. La donna avrebbe promesso per conto di altri una tangente di 50.000 euro per un evento musicale, offerta rifiutata dall'assessore Messina e dal suo capo della segreteria, che denunciarono il fatto. Stamattina i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di una 36enne musicista palermitana. Si tratta di Marianna Musotto, indagata per il reato di istigazione alla corruzione. Il provvedimento è stato emesso dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica sulla base delle risultanze investigative emerse nel corso dell'indagine preliminare condotta dai militari e coordinata dall'autorità giudiziaria, che ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico della donna. Nel dettaglio, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente il grave quadro indiziario emerso nel corso delle indagini in relazione alla condotta posta in essere all'indagata, che nell'aprile 2021 avrebbe inviato un messaggio attraverso l'applicazione Telegram a un funzionario dell'assessorato al turismo, sport e spettacolo della regione siciliana, con il quale avrebbe offerto, secondo quanto sostenuto per conto di terzi non meglio identificati, la somma di 50.000 euro per l'approvazione di un progetto artistico del valore complessivo di quasi 500.000 euro per la realizzazione di un tour di concerti musicali da svolgere presso i più importanti parchi archeologici della Sicilia. Paura a Palermo nella notte in Via Libertà, dove intorno a mezzanotte diversi passanti e residenti hanno sentito un forte boato. Subito intervenuta con ampio spiegamento di forze, la polizia ha immediatamente transennato la zona interessata all'esplosione, vale a dire dinanzi al bar Al Viale. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una bomba a carta, diversi danneggiamenti, un'aiuola è stata divelta, diversi cassonetti rovesciati, alcune macchine sono state coinvolte in modo lieve. A Sant'Agata di Militello è stato organizzato un flash mob per commemorare le vittime sul lavoro. Domenico Carreri, 59 anni, di Vigo Valencia, muore travolto da un'auto. Giuseppe Di Vittorio, 56 anni, di Teramo, ha perso il controllo del mezzo che guidava. Bruno Bardi, 59 anni, di Bergamo, muore travolto da un carico di merce. Siamo qui in piazza per un flash mob e ricordare le tante vittime
sul lavoro. È una vera mattanza, una vera guerra che la politica non può girarsi dall'altra parte. L'Istituto Tecnico Industriale Evangelista Torricelli ha voluto dedicare questa giornata proprio alle vittime del 2021 e alle vittime del 2022. Secondo l'INAIL, le vittime del 2021 sono 668, però dobbiamo sommare tutte le altre vittime che non sono assicurate all'INAIL e nello stesso tempo i lavoratori in nero. Pertanto noi possiamo dire che nel 2021 le vittime sul lavoro sono state 1.404. Nel 2022 invece da gennaio le vittime sono già 104. Sasso, 36 anni, di Salerno, ha perso la vita cadendo nel vuoto mentre stava lavorando su alcune lamiere per una ditta edile. Ivano Cozzaglio, 42 anni, di Monza e Brianza, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un macchinario agricolo. Luigi Viviani, 48 anni, di Lucca, ha perso la vita dopo essere stato colpito in pieno volto da un albero. La sensibilizzazione è adatta a questo tema, è un tema insomma, che ci coinvolge tutti, perché ognuno di noi nel proprio posto di lavoro non ha abbastanza sicurezza per poter portare poi la pelle a casa. E lo sappiamo, lo vediamo dai tantissimi morti. Soltanto nel 2021, non considerando i morti da Covid, ce ne sono stati 1.404 ad ogni livello, in ogni settore economico, soprattutto in quello agricolo, certamente, donne, uomini, anche giovani. Abbiamo anche avuto notizie di ragazzi morti in tenera età, addirittura formandosi. Gli infortuni, soprattutto le morti sul lavoro, è un dato molto allarmante, perché anche nel 2021 sono dati in crescita, nel 2022 abbiamo un più 45%, quindi è veramente drammatica la situazione, con tutte le, diciamo, le normative sulla sicurezza sul lavoro, però molto spesso chi muore durante la sua giornata lavorativa sono anche soprattutto lavoratori in nero, e questa è una cosa inaccettabile nel 2022. Speriamo che il governo, che in questo momento giustamente si occupa di altri argomenti, possa dare più manforte con leggi sempre più importanti e più opprimenti, per, soprattutto sugli infortuni, sulle morti sul lavoro, ma soprattutto sul lavoro nero. Rientriamo in studio. AMAT, i sindacati si dicono pronti alla mobilitazione se non verranno assunti gli autisti previsti per colmare la carenza di organico. Ancora irrisolta la questione delle assunzioni dei nuovi autisti AMAT a Palermo, una situazione più volte evidenziata. Nonostante i nuovi mezzi, infatti, la carenza di autisti continua a creare criticità nei collegamenti in città. E a proposito di questo, sale la tensione, i sindacati sono pronti a ogni forma di mobilitazione prevista per legge, fanno sapere. Ci aspettavamo una riunione del CDA dell'azienda, un segnale rispetto alla determina sull'assunzione dei nuovi autisti già selezionati al concorso. Ma nella tarda mattinata purtroppo abbiamo appreso che nulla è stato deciso a causa dell'assenza del socio unico, il Comune di Palermo, che per la terza volta ha disertato l'assemblea dei soci che era stata fissata per l'approvazione del bilancio dell'AMAT, spiegano da Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, Faisa, CISAL, Cobas Trasporti e Orsa Trasporti, che aggiungono tale condizione, l'approvazione del bilancio, sembra essere indispensabile affinché l'azienda possa integrare il personale alla guida dei bus, ormai ridotto ai minimi termini per il servizio alla città. Ogni giorno infatti circa 90 bus restano in deposito. A questo punto abbiamo chiesto un'immediata convocazione al presidente dell'AMAT, il quale ha confermato di attendere ancora il prossimo incontro col socio unico, il Comune, programmato per il prossimo 24 marzo. I sindacati così concludono: chiediamo che si sblocchi da subito ogni atto propedeutico utile alla immediata assunzione degli autisti mancanti in organico. Non ci sono più margini di mediazione. Quando viene meno la sicurezza del personale e il futuro aziendale, fortemente messo a rischio da tante scelte che hanno appesantito l'equilibrio economico-finanziario di AMAT, i lavoratori e i sindacati sono pronti a ogni forma di mobilitazione consentita dalle leggi per protestare e informare la cittadinanza delle oggettive responsabilità per la carenza del servizio erogato e per la deriva pericolosa che rischia l'azienda senza un intervento immediato della proprietà o di chiunque abbia titolo ad intervenire. Violenza contro i medici: a Messina nascerà un protocollo d'intesa interistituzionale.
Sabato 12 marzo, per la prima volta in Italia, si celebra la giornata nazionale per dire no alle violenze contro i medici. L'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Messina ha colto l'occasione per riunire i vertici della sanità dell'area metropolitana nell'auditorium della sede e accendere i riflettori sul contrasto a questa problematica che proprio nel messinese ha registrato alcuni episodi particolarmente gravi di aggressioni sia nelle ex guardie mediche sia nei pronto soccorso. Il problema è molto complesso, intanto dobbiamo ringraziare il Ministro, il Governo tutto che ha voluto dedicare una giornata per portare all'opinione pubblica questa problematica, che è una problematica molto complessa perché la gente spesso si aspetta delle risposte anche miracolose da parte della medicina. La medicina nella realtà non è una scienza esatta, non è una scienza matematica e per cui se non si agisce a livello culturale e questo diventa un problema assolutamente difficile da superare. Il contesto di Messina cosa ci dice? Il contesto di Messina è purtroppo è simile a quello che noi vediamo nelle altre parti d'Italia. Ci sono delle aree che sono delle aree molto più sensibili e mi riferisco ai pronto soccorsi e alle guardie mediche che sono dei luoghi a maggior rischio per gli operatori sanitari. Il ruolo dell'università e delle altre istituzioni è fare cultura e far comprendere che non è attraverso la violenza che si possono ottenere delle risposte o si possono ottenere delle scorciatoie nel caso specifico di cui parliamo oggi e domani la giornata italiana sulla violenza degli operatori sanitari. Ovviamente è quello di far cultura, l'abbiamo fatto alla Prefettura, abbiamo fatto alla Procura della Repubblica per esempio sulla violenza di genere e va fatto anche in questo campo. È chiaro che le aziende sanitarie, l'Università non gestisce un'azienda sanitaria ma è vicina all'azienda sanitaria Policlinico Gaetano Martino e a tutte le aziende della nostra città, proprio perché serve questa sinergia per le cure dei pazienti, per le cure dei nostri cittadini, per la prevenzione delle malattie e anche per una forma culturale. Non si può più accettare quello che si vede ormai da troppi anni nei pronti soccorsi nelle aziende sanitarie italiane, porte divelte, sanitari oggetto di violenza. Una cosa è il dolore per un caro che sta male, ci mancherebbe pure, l'abbiamo provato tutti sulla nostra pelle, una cosa sono quelle reazioni, quindi io credo che fare un percorso anche culturale, reale, di attenzione e stigmatizzare anche con l'aiuto della stampa questi comportamenti è molto molto importante. Il secondo centro comunale di raccolta a Palermo nell'ottava circoscrizione, inaugurato ieri in piazzale Lennon, serve una zona importante della città. L'area è stata riqualificata dopo anni di incuria e degrado. Ascoltiamo il presidente della circoscrizione, Marco Frasca Polara. Il centro aprirà ufficialmente lunedì 14 marzo, è aperto tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 7 alle 17 del pomeriggio, eccetto festivi. Il centro si trova in piazzale Lennon, un sito strategico perché facilmente raggiungibile e serve una fetta ampia non solo dell'ottava circoscrizione ma dell'intera città. Possiamo dire che in anni passati in questo sito c'era un'isola ecologica, poi negli anni l'isola ecologica è stata dismessa ed è stata lasciata all'incuria e al degrado. Questa volta invece piazzale Lennon, questa porzione è stata riqualificata, restituita ai cittadini e col centro di raccolta vengono offerti davvero tanti servizi, perché il centro comunale di raccolta risponde all'esigenza di incentivare la raccolta differenziata e soprattutto di evitare l'abbandono di rifiuti ingombranti e non solo su strada. Quindi i cittadini potranno conferire rifiuti ingombranti, ma anche pneumatici, pile, batterie, medicinali, sfalci di potature, ramaglie. Davvero un centro grande, accogliente e funzionale. L'obiettivo comunque è quello di aprire più centri in città, circa 20 centri è l'obiettivo, questo è il sesto centro comunale a Palermo, l'obiettivo è di aprirne 20 in modo da avere una rete in città capillare, così da soddisfare le esigenze dei cittadini palermitani. Ecco, a proposito dei cittadini, c'è bisogno di prenotarsi, si può andare là tranquillamente senza alcun tipo di prenotazione, come ci si deve comportare?
Beh, questa è una buona domanda, perché in epoca di Covid all'inizio ci sono stati problemi legati al contingentamento degli ingressi, invece l'ingresso è libero, non c'è bisogno di alcuna prenotazione, il parcheggio è ampio, è facilmente raggiungibile, quindi da questo punto di vista i cittadini sono invogliati a recarsi in questo sito. A proposito dell'ottava circoscrizione, ne sono previsti altri all'interno dell'area? Sì, ne è previsto un altro, il piano industriale, che si trova in via D'Alia, in corrispondenza del ponte di via Autonomia Siciliana, ma si attende ancora un provvedimento da parte dell'amministrazione comunale. Il sindacato Libersind Confsal evidenzia la sua preoccupazione dopo il taglio di fondi di 3 milioni di euro da parte del comune di Palermo. La mancata erogazione del contributo comunale del 2021 e l'incertezza su quello del 2022 mettono a rischio la vita del teatro, i lavoratori e la programmazione. Dopo 2 anni di pandemia e di rimodulazione in sicurezza di tutte le attività, la Fondazione Teatro Massimo si trova in situazione di emergenza. La mancata erogazione del contributo comunale del 2021 e l'incertezza su quello del 2022 mettono a rischio la vita del teatro, i lavoratori e la programmazione. No alla svendita culturale del teatro e vigilare su tutti i costi della fondazione. Questa è la richiesta del sindacato Libersind Confsal dopo il recente incontro con la direzione della fondazione, nel quale si apprendeva del mancato contributo di 3 milioni di euro da parte del comune per l'anno 2021. Una situazione attesa e denunciata già nelle settimane scorse dallo stesso sindacato dopo la convocazione del consiglio di indirizzo del 18 febbraio. Si respirava aria di tagli, come già accaduto al Teatro Biondo, e che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del sovrintendente Marco Betta. Lo sciopero del Libersind Confsal dell'1 marzo, in occasione del concerto Noce Spagnola, diretto da Placido Domingo, voleva accendere i riflettori sulla situazione. Si preannuncia, dichiarano congiuntamente la segreteria aziendale provinciale del sindacato, una stagione di tagli che non dovranno gravare sempre sui lavoratori. Abbiamo chiesto l'elenco delle consulenze e delle voci che costituiscono dei costi extra. La programmazione sta già subendo una rimodulazione, ma bisognerà garantire anche il perimetro occupazionale dei tempi determinati. Faremo pressioni sulle istituzioni politiche perché il nostro teatro, così come il Biondo, vengano realmente tutelati e valorizzati. Intanto sul futuro del precariato non arriva nessuna informazione. L'invito ad essere per la prima volta uniti e compatti a tutela dei lavoratori lo rivolgiamo a tutte le organizzazioni sindacali. Nonostante tutto, grazie alla solidità economica della Fondazione e all'equilibrio di bilancio per 8 anni consecutivi, si potrà chiudere in pareggio il 2021. Confido nella collaborazione dei lavoratori del teatro, ma anche in quella degli amministratori di questa città e del paese, dichiara il sovrintendente Marco Betta. Il Teatro Massimo è un grande patrimonio della comunità, custodisce una parte fondamentale dell'identità culturale e artistica del nostro paese, che va difesa da tutti, ancor di più in un momento come questo. Inaugurata la nuova edizione 2022 della Casa delle Farfalle a Palermo, al Parco dell'Uditore. La mostra itinerante mancava in città ormai da 3 anni e ha subito suscitato l'interesse di visitatori, scolaresche e turisti. Il Parco Uditore noi pensiamo che sia la location naturale per ospitare un evento come quello della Casa delle Farfalle, che è un progetto itinerante partito da Modica qualche anno addietro, ha girato tutta la Sicilia con Siracusa e già Palermo al Museo Riso, e adesso ritornare a Palermo, ritornare in città sicuramente avrebbe richiesto una location diversa, che è appunto quella naturale del parco. È un'area molto bella, molto ben curata dei ragazzi che senza alcun contributo pubblico riescono a mantenere quest'area come se fosse un giardino privato. E quale miglior luogo per ospitare la nostra Casa delle Farfalle, con le farfalle che sono di una bellezza straordinaria, provengono da tutto il mondo, sono farfalle tropicali che bisognerebbe girare davvero tutto il globo per poterle vedere insieme, e noi le abbiamo portate qui a Palermo per offrire questo spettacolo ai palermitani, ma a tutti i siciliani, ai visitatori e ai turisti, che speriamo quest'anno siano tanti che vengano qui in Sicilia. Quanti esemplari ospiterà? Allora, generalmente gli esemplari sono circa 300, però abbiamo poi varie specie di farfalle che ovviamente nascono secondo le crisalidi che poi arrivano, ci spediscono dalle butterfly house europee. Comunque c'è sempre la possibilità di poterne vedere di tante, di diverse ogni settimana, perché sapete, la vita delle farfalle è molto breve, dura una settimana, quindi ogni settimana abbiamo farfalle nuove che nascono e quindi che
hanno la possibilità di potersi fare osservare da vicino in tutta la loro bellezza e tutta la loro straordinaria unicità. Sono anche laboratori e attività a fianco della Casa delle Farfalle, proprio qui al parco. Certo, laboratori a sostegno dell'iniziativa, a corredo dell'iniziativa, perché i ragazzi hanno la possibilità di poter visitare la Casa delle Farfalle, ma poi i ragazzi delle scuole scolaresche hanno la possibilità di poter visitare la Casa delle Farfalle, ma poi intrattenersi nel parco, poter godere di questi spazi meravigliosi, come dicevo prima, ben curati, e anche di poter fare delle attività ludico-ricreative. Finalmente riprendono l'attività all'interno di Parco Editore. Dopo 2 anni di sacrifici riusciamo a riportare le scuole e i bambini all'interno del parco attraverso questo progetto della Casa delle Farfalle, un progetto che abbiamo fortemente voluto e che avremmo voluto inaugurare già 2 anni fa, prima della pandemia. Questo progetto è rimasto, lo abbiamo continuato a sviluppare e oggi finalmente è realtà. Saremo qui fino a giugno con voi e con tutta l'organizzazione della Casa delle Farfalle per poter ospitare i bambini e per organizzare le attività didattiche anche fuori a questa struttura, inerenti ovviamente al tema dell'ambiente e della sostenibilità. Scuole, bambini, ma anche famiglie, visitatori, turisti, insomma già grande successo, c'è grande affluenza. Sì, c'è tantissima affluenza, abbiamo tantissime prenotazioni e siamo di questo stracontenti, ovviamente, perché la gente vuole questo, la gente non vede l'ora di tornare all'aria aperta e tornare a contatto con la natura. Quindi sì, abbiamo tantissime già prenotazioni e sappiamo che soprattutto nei weekend le famiglie saranno all'interno del parco non solo per passeggiare ma anche per venire a visitare la casa. E anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News.